Questo non era il video che originariamente avevo intenzione di fare. Il mio piano era quello di fare un mega vlog con tutti gli avvenimenti più importanti di questo agosto che ho passato qui a Monterosso. Soltanto che alla fine, invece di diventare una cosa carina, è finita per diventare una ripresa dei nostri momenti più ignoranti e peggiori della vita mia qui al circolo e tutte le persone con cui passo le vacanze di anno in anno. Perciò quello che è saltato fuori è la serie di cui adesso vedrete il primo episodio. Si tratta di una serie molto forte, non adatta alle persone sensibili di cuore e mostrerà anche il lato oscuro delle vacanze. Signori e signore, vi presento il primo episodio di Dove mancano i genitori. Buongiorno a tutti ragazzuoli, oggi ci troviamo nella bellissima stazione di Monterosso delle Cinque Terre e stiamo cercando un treno per andare a Levanto, treno che non è questo qua che sta arrivando. Oh, che bello, mare, sole, caldo e umba. Allora vi spiego, domani ci sarà un festone su dalla casa di una nostra amica e alcuni ne devo prendere gli abiti. Io non devo prendere niente in realtà, però qua a Monterosso non ci sono tanti negozi. Levanto invece ha più negozi, decisamente, con più prodotti disponibili, perciò andiamo a fare un giro lì a fare un po' di shopping sperando di trovare qualcosa se nel frattempo arrivano i miei compagni di viaggio. Ecco qua il nostro fantastico cast pronti per andare a Levanto. Salve a tutti ragazzi, seguitemi su Instagram. Sono Andrea, io non seguiti questo mestiere. Parlaci di te, Andrea. Sono un ragazzo di 20 anni, appena compiuto, freschi freschi. Tossico. Non so che cosa, anche soprattutto, non so che cosa fare della mia vita. A settembre dovrò fare una scelta. Una scelta, in realtà dovrei già farla adesso, non fa niente. Speriamo sia la scelta giusta. Oh, eccolo qui. Siamo arrivati. Eccoci qua, Levanto. In cerca di una meta, un negozio dove comprare qualcosa. Allora siamo in cerca di un bar. Io ho proposto un bar lungo il lungomare, che sono una tipa romantica. E invece loro vogliono andare in fiume squallido, quindi vedremo chi vincerà. Vedremo, vedremo. Purtroppo la mia parola contro 4-5 persone, penso dovrò rimettermi alla maggioranza. Ragazzuoli, l'uscita è stata un mezzo fiasco, perché in realtà soltanto uno di noi, Jacopo, è riuscito a trovare quello che cercava. Nessuno di noi ha trovato nient'altro, perciò siamo tornati adesso a Monterosso, che fa un caldo cane. Andiamo al circolo, la nostra meta principale del mese, e ci faremo un bagno. Oh, ecco un altro dei nostri membri, Cesare Conte. Ciao follower. Ciao Cesare. E poi ho visto Nicolò il vlog e ho detto beh, rimaniamo, ci scusi, non mi inquadrare troppo, grazie. Ed ecco il nostro fantastico circolo bello. Eccola qui la nostra mitica spiaggia. Fantastica. Tanta. Tante persone, tanti bagnanti. Ciao Ale. Saluta Manu. Ma che è questo vlog? Ma è niente, il canale YouTube, questa apparizione. Basta per ora. Si saluta o no? Si saluta? Dai! Manu, che stai facendo? Adesso abbiamo avuto un'idea fantastica. Usciremo Andrea di non viene, barca. Si è liberato un posto. Ele! Ciao followers, scusami. Ciao followers. Jacopo, saluta i follower. No, a me la faccia in su perché la faccia. Empty, aggiungetemi su Instagram. Giulio, saluta i followers. Hello.
Vi presentiamo il nostro capitano Jacopo Giannetti al bordo della Matita. C'è un grosso problema, perché noi volevamo andare in un posto chiamato il Porchetto, che è quell'insenatura lì, vedete. Il problema è che il mare oggi è davvero schifoso, non è stata una buona idea uscire in barca. Guardate infatti che onde, e perciò adesso non sappiamo dove andare. Boh. Ciao Nico. Ciao ragazzi, seguite tutti Factanza su Instagram e Pietro Lovalze. Bye Andre. Ragazzi, vi presento il mio omonimo, l'altro Nicolò. Quello falso. Esattamente. Ragazzuoli, anche questa è stata un'idea del c***o, perché non abbiamo... il mare era terribile, abbiamo beccato un sacco di onde e non ci siamo divertiti. Perciò, ecco, speriamo di non avere altre idee stupide di questo tipo nel corso della giornata. Ciao Pedro. Sai, se mi mando, no? Devo venire sempre a venire. Mamma mia, la potenza di Ligure è uno dei grandi tesori che mi... Com'è, non è neanche Ligure? Che buono, raga. Sembra i filmini che mi faceva mio zio quando ero piccola. Tutti zoomati. Sì, alle recite. Esatto, cioè, è troppo carino. Tutti che si muovono. Alle stelle, non sono messa bene. Ah, no, che a parte vlog. Allora, io sono caduta, però è arrivata una foto, non avevo chissà che dolore, era un po' gonfia, un pochino muovevo la mano. Quattro stelle e un furto. Aspetta, cioè c'è dentro un head and shoulder, manca lo stello ad Amsterdam. Anzi, 4 stelle. Sono caccato del c***o. Abbiamo... Queste sono tutte mezze usate, dai. Cioè, head and shoulder e attenzione per gli occhi in caso vi siete fumati anche... Questo è il bagno condiviso. Il cine... Carichi. Siamo. A me piace viaggiare comodi. Pochi. Vedi che vuol dire? Ce devi mettere. Ha scelto questo un po' di cuore. Cosa sceglie? Il dottore, scusi. Un po' di galera. Io che certo il pudore è più veloce. Gesso, signora, è meglio il gesso. Alla sua età. Dora l'esploratrice è meglio di Captain America. Storia di casa. Ragazzi, apparentemente hanno finito la serata. È iniziata la serata. In realtà è appena iniziata. Col passo spavaldo di chi ne sa. Di chi non ha fumato. Occhio. No, i nostri no. Attenzione. Raga. Non c'è un'altra strada. Attenzione. Strada della morte, raga. Non so se lo voglio fare. Passo all'anno con noi. La smetti. Preso benissimo. La storia continua. Fine della scala. Posso solo 3 piani, non è quanta sembra. Ah, ma c'è già qua la festa. Io c'ho un corso, vediamo un po' di video. Ma ce l'hai il cavetto per collegare la TV? L'HDMI. Ciao! I bicchieri dove sono? Vieni.
Cosa volete? Cosa volete da mangiare? Un bicchiere, per favore. Un bicchiere? Oh, per cena? Volete? Io cucino qualcosa. Va bene, anche Fede. Eh? E dove cuciniamo qualcosa? Cuciniamo noi. I hope they didn't get your mind. Your heart is so strong anyway. We need to flash back the time. Esatto, ragazzi, dovete rifarvi. Ragazzi, fate un ciao al vlog. Ciao vlog. E Jacopo, fammi il giochino. Qua tutto sotto controllo. E finisce qui il primo episodio. Come andrà da Sado? Chi si ubriacherà? Chi non si ubriacherà? E soprattutto, io cosa mi metterò quella sera? Per scoprirlo, rimanete sintonizzati e seguite l'episodio numero 2 di Dove mancano i genitori. A presto.